Caillou paziente. È una bellissima giornata e Caillou, la mamma e Rosie vanno al parco. Caillou non ha ancora deciso quale gioco portare. Porterò con me il mio aeroplano. Andiamo! Aspettaci! Guardami, mamma, il mio aeroplano è fortissimo! Vola molto veloce! Non riesce a superarmi nessuno! Sono il pilota di jet più veloce del mondo! Caillou, sei il miglior pilota del mondo! Nessuno è veloce come te! Yahoo! Non correre così! Non hai messo le scarpe da ginnastica! Oh, no! Mamma, mi fa male! Ai. Oh, poverino! Ti sei fatto male, tesoro? Caillou si è sbucciato le ginocchia. Gli fanno molto male. Caillou caduto. Ai, mi fa male, mamma. Ai, ai, ai. Bua, bua. Stai tranquillo, passerà presto. Torniamo a casa, così ti medico. Eccoci qua. Vediamo cos'è successo al nostro piccolo paziente. Visto che hai fatto una brutta caduta, dobbiamo controllare accuratamente le ferite. Caillou è divertito all'idea di avere una mamma medico. Perfetto. Per prima cosa puliamo bene le ferite. Devi tornare sul tuo aereo il prima possibile. Aia! Ci vorrà solo un secondo. Caillou è un bambino coraggioso, proprio come un pilota. Ora so di cosa ha bisogno il mio paziente. Infermiera Rosie, per favore, potresti portarmi un batuffolo di cotone? Ecco cotone, mamma! Questo disinfetterà le ferite, così guariranno in fretta. Ora abbiamo bisogno di qualcos'altro. Sai che cos'è quella, infermiera Rosie? Benda! Risposta esatta! Adesso ti andrebbe un bel bicchiere di succo di frutta ricco di vitamine? Ai, ai! Mi spiace, ma sentirai dolore per un po' di tempo. Che ne dici di un giro in aeroplano? Anche Rosie! Rosie, tu sarai il mio copilota. Starai avanti e mi indicherai la rotta. Ecco qua, i vostri posti nel vostro aereo veramente particolare. Le ginocchia fanno ancora un po' male, ma Caillou è contento perché la mamma gioca con lui e Rosie. Caillou! Boh, aeroplano! Bravissimi, siete stati dei passeggeri molto speciali su questo aereo. E i passeggeri speciali meritano un biscotto. Grazie! Adesso va meglio. Proviamo a camminare. Prova a prendermi. Sei troppo veloce. Mamma, ci sono Clementine e Billy. E ho visto anche Leo. Credo che stiano andando al parco. Allora, come stanno le ginocchia del mio paziente? Tesoro, perché non provi a fare due passi in soggiorno? Ops, volevo dire sull'aeroplano. Che bello, le ginocchia non fanno più male. Rossi è aggiustato. Sono il pilota di jet Caillou e stiamo per fare il volo verso il parco. Bene, sembra che i tuoi strumenti d'atterraggio siano in ordine. Fammi chiedere al mio copilota.
Rosy, possiamo atterrare al parco? Sì, parco! Perfetto! Ho giusto ciò di cui hanno bisogno un pilota e un copilota di jet per compiere uno splendido volo al parco. Guarda, mamma! Sono un bravo pilota! Sì, è per questo che hai il distintivo con le ali. E che cosa indossano tutti i bravi piloti quando vogliono correre? Scarpe da ginnastica! Giusto! Clementine, Leo! Ma che cosa è successo al tuo aeroplano? Ho avuto un brusco atterraggio. Guardate! Oh! E quando sono stato meglio, la mamma mi ha dato le ali da pilota. Bello! Come sei coraggioso, Caillou. Ti fa ancora male? All'inizio sì, ma ora non più. Rosy pilota! Io volo più veloce di tutti! Provate a prendermi! Ti sei fatto male, Leo? Un po'. Sarò io il tuo dottore. Per prima cosa esaminerò la ferita. È una piccola bua. Poi devo pulire la ferita. Ora è pulita. Adesso vediamo se va bene. Perfetto, sei guarito! Grazie, dottor Caillou. Siete tutti pronti per decollare? Sì! Accendete i motori, partenza! Caillou poliziotto. Caillou sta andando all'asilo. Lo accompagna la mamma con la macchina. È un'occasione ottima per imparare un po' di segnali stradali. Quello vuol dire girare, mamma. Ti ringrazio, tesoro. La luce rossa significa stop. Sì, amore, grazie. La luce verde vuol dire vai. Le luci non sono accese. Devono essere rotte e quegli operai le stanno aggiustando. Che cosa sta facendo il poliziotto? Sta dirigendo il traffico finché il semaforo non sarà riparato. Ora dobbiamo fermarci. E ora possiamo andare. Non vuoi giocare con gli altri bambini? No, signorina, preferisco guardare quel poliziotto mentre dirige il traffico. Capisco. Pensavo che i poliziotti prendessero solo i cattivi ragazzi. Oh no, aiutano le persone in tanti altri modi. Davvero? Certo. Controllano che le persone guidino con prudenza e che non si facciano male. Aiutano anche tutti gli automobilisti che si sono persi. E se qualche bambino si perde, loro lo aiutano a tornare a casa. Wow! Bene, allora anche Caillou può fare il poliziotto. Ha bisogno di aiuto. Questo è un lavoro per il poliziotto Caillou. Che succede, piccola? Hai perso la tua mamma e il tuo papà? Sì. Non preoccuparti, li ritroveremo. Eccoli. Tutto si è risolto felicemente.
Sergente Caillou, abbiamo bisogno di te tra Main Street e la decima. Arrivo subito! Caillou vuole aiutare le persone, ma soprattutto dirigere il traffico. È molto più divertente. Sergente Caillou, e dovete fermarvi! Stavamo giocando! Prova a prendermi! Smettila! Dovevano far finta di fermarsi! Loro stavano giocando prima che tu arrivassi. Sai, tu devi aiutare le persone quando ne hanno bisogno. Quel fischietto ha un suono troppo forte. Devi stare attento, perché se fischi nell'orecchio di qualcuno, potresti fargli male. Va bene. Perché sta inseguendo Leo? Lui è il cattivo. Ha rapinato la banca. È un rapinatore? Bene, io sono un poliziotto allora. Preso! Oh no! Adesso lui ti metterà in carcere. Sì, andiamo, ladro di banche. Ma quanto tempo dovrò stare qui? Un centinaio d'anni! Bambini! Va bene, potrai uscire di prigione se prometterai di non farlo mai più. Va bene, lo prometto! Quel pomeriggio Caillou aiuta a pulire dopo la merenda. Visto che è una bella giornata, perché non andiamo fuori a leggere la storia? Sì, che bello! Bello! Gli operai hanno finito di mettere a posto il semaforo. Ma dov'è il poliziotto? Eccolo! Sembra proprio stanco e assetato. Dimmi. Signorina Martin, posso portare un succo di frutta al poliziotto? Certo, mi sembra davvero un'ottima idea. Dai, vai! Salve, vuole un succo di frutta? Salve, ragazzo! Sì, grazie. È davvero caldo oggi. Grazie. Perché ha messo un biglietto su quella macchina? Perché non dovrebbe stare qui, è vietato. Sta bloccando l'idrante. Se dovesse esserci un incendio, i pompieri non potrebbero attaccare le manichette per spegnerlo. È un altro modo di aiutare le persone. Dov'è la sua macchina? Non ne ho. Possiedo questa. Una bici? Lei guida una bici proprio come me. Esatto. Grazie per il succo. Il mio nome è Caillou. Beh, ti ringrazio molto, Caillou. È stato bello conoscerti. Però adesso penso che dovresti raggiungere i tuoi amici. Sembra che tu ti stia perdendo una storia. Ops, devo andare. Ciao! Caillou ha un nuovo amico. È addirittura un poliziotto. Così adesso andrà a casa a raccontare tutto ai suoi genitori. Darsi una mano. Ci sono tante persone che ci aiutano ogni giorno, come dottori, poliziotti, pompieri e insegnanti. Sai una cosa? Possiamo aiutarci l'un l'altro. Dobbiamo un po' aiutarci, aiutarci fra di noi. Darci una mano, darci un aiuto, dai, puoi farlo anche tu. Puoi dare una mano, dare una mano, puoi dare una mano anche tu. Puoi fare qualcosa, dare un aiuto, puoi dare una mano anche tu. Si aiutano i vicini, si aiutano gli amici. Tu aiuti me, io aiuto te, e siamo contenti perché ci
ci diamo una mano io e te. Caillou, devo spostare questa scatola, mi aiuteresti? Certo, nonno, che ti darò una mano. L'amico del nonno. Caillou sta aspettando il nonno. Andranno al parco insieme. Nonno! Oggi si va al parco in autobus. Come mai non devi pagare? Perché ho una tessera per viaggiare gratis. È bellissimo viaggiare in autobus. Gli autobus sono grandi e ci viaggiano tante persone diverse. Come mai? In questo parco non ci sono né altalene né scivoli. A cosa avrebbe giocato in un parco come questo? Ciao, ragazzo! Guardi che mi chiamo Caillou! Questo è il mio amico George. Lui mi chiama ragazzo soltanto perché è un po' più vecchio di me. Ho conosciuto tuo nonno tanti anni fa proprio in questo parco. Allora c'era solo una panchina piccola così. Sarebbe stata piccola persino per Rosie. Andiamo. Ho finito di preparare tutto. Spero che ti piacciano gli indovinelli. A cosa servono questi? Stiamo per giocare a croquet. Io e te possiamo stare insieme. Caillou non sa giocare a croquet. Inoltre si vergogna un po'. L'amico del nonno lo intimidisce. Caillou, ti piacciono gli indovinelli? Eccoci, ci siamo. Che ti avevo detto? Quale animale può saltare in alto quanto una casa? Qualsiasi animale. Le case non possono saltare. Anch'io ne conosco uno. Qual è il pesce che va a caccia del topo? Il pesce gatto! Divertente questo indovinello. Vuoi una mela, Caillou? Questo è Rexy, è un dinosauro. La timidezza è scomparsa. L'amico del nonno assomiglia ai suoi amici. È soltanto un po' più vecchio. Così, dopo pranzo, si comincia a giocare a croquet seguendo le istruzioni del nonno. Dunque, prendi la mazza e colpisci la palla. Chissà dove sarebbe arrivata la palla colpendola con forza. Devi accompagnarla. Non devi mandare questa pallina fino al Polo Nord. L'ho mancata! Ah, non importa. Puoi ritentare. Devi imparare. Sei un principiante. Bene, ottimo tiro, Caillou. Sei un vero talento. Penso che ci sia qualcosa che non va nella tua palla. Lo penso anch'io. Ehi, questa non è la mia palla. È una mela! Sei proprio come tuo nonno. Mi ha sempre fatto degli scherzi fin da quando era giovane. Caillou è contento di assomigliare a suo nonno, ma non riesce a pensare al nonno da giovane. Allora,
Ho toccato la tua palla, quindi gioco io. Ecco fatto, ragazzo. È finita ancora nel laghetto. Abbiamo perso la palla. Non importa, la ritroveremo. Andiamo. Perché George dice che sei caduto di nuovo nel laghetto? Si riferisce alla prima volta che noi due giocammo una partita a croquet. Questo mi riporta indietro nel tempo, proprio qui, in questo parco. Dovevo avere circa 10 anni ed ero alto così. Ricordo che tirai la palla talmente forte che andò a finire dritta nel laghetto. Proprio come la nostra palla, nonno. Già. E quando cercai di riprenderla, persi l'equilibrio e caddi nell'acqua. Forse volevi farti semplicemente una bella nuotatina, nonno. Non lo ricordo dopo tanto tempo, ma potrebbe essere. Caillou è proprio come era il nonno da giovane. Bravo! Allora possiamo continuare a giocare? Certamente, Caillou! Abbiamo trovato la palla! Beh, il ragazzo non è caduto di nuovo, allora. Per vincere, devi far passare la palla attraverso gli anelli e farle toccare il paletto. Davvero un ottimo colpo, Caillou. Sei proprio sicuro di non aver mai giocato prima d'ora? Sicuro! Ho vinto! La partita è finita. Pensavo che mi avresti battuto, lo sai? Mi piace il croquet, è divertente! Peccato, è arrivato il momento di tornare a casa. So, uccelli, andate via! È divertentissimo giocare con la terra. Si trovano un sacco di cose interessanti. Cosa ho trovato? Mi piace tanto, mamma. Mi aiuti a piantare qualche seme di pomodoro? Bravo, ben fatto. Ciao, uccellino. Shaw, vai via. Shaw. Perché l'hai mandato via? Se gli uccelli mangiano i semi che stiamo piantando, non ci sarà nessuna verdura. Pensavo che gli uccelli mangiassero i vermi. È vero che mangiano i vermi, ma anche i semi. Ora ci serve un cartello per i pomodori. Posso farlo io, mamma? Ma certo! Guardate, Rosy! Com'è buffa! Rosy, sei tutta bianca! Rosy fa torta! Oh, ma davvero? Non si direbbe? Già, che tu ci creda o no, tutto questo diventerà una deliziosa torta di mele! Come sta andando il giardinaggio? Ho piantato i semi di pomodoro e ora ho pensato di fare un cartello per i pomodori, vedi? Qui, Caillou. Grazie. Il cartello di Caillou è proprio bello. Lo andrò a mettere subito in giardino. È impaziente di farlo. Gli uccelli hanno mangiato gli altri semi. Mmm,
Facciamo uno spaventapasseri per tenere lontano gli uccelli. Che cos'è uno spaventapasseri? Andiamo, te lo faccio vedere. Ecco dei vecchi abiti perfetti per lo spaventapasseri. Allora, mi spieghi cos'è uno spaventapasseri? Uno spaventapasseri è un omino fatto di pezzi di legno con il cappello e dei vestiti e si mette in mezzo al giardino. E come farà a tenere lontano gli uccellini? Se tu fossi un uccello e vedessi una strana persona in giardino che indossa tutti questi vestiti buffi, non voleresti via? Sì! Ottima scelta! Adesso ci servono dei pantaloni. Ora gli serve una faccia! Sai disegnare una faccia paurosa? Sì! Paurosa come questa! Sì! Anche Caillou può far finta di essere un eccellente spaventapasseri. State lontani, uccelli! State lontani, uccelli! Ehi! Buh. Ha funzionato! Sono un bravo spaventapasseri! Shock, shock. Quello era un uccello grande! Ho spaventato l'uccello più grande di tutti! Oh? Che bello! Guarda, mamma! Una faccia paurosa da spaventapasseri! È davvero spaventosa! Ora andiamo a metterlo in giardino! Va bene! Ma quando sarà pronto lo spaventapasseri? Ti aiuto, mamma! Grazie, tesoro! Suoi occhi. Lo spaventapasseri sembra una persona vera. Ma manca ancora qualcosa. Buh. Le tue pentole potrebbero aiutare lo spaventapasseri a fare rumore. Credo che abbiamo quasi fatto. E credo che anche qualcos'altro sia quasi fatto. La torta di mele! Yum! Oh! Guardate, gli uccelli sono tornati! Funziona! Lo spaventapasseri li ha spaventati tutti! Bene, vuol dire che le carote e i pomodori potranno crescere. Diventeranno davvero alti, alti, molto più di me, oltre la mia testa. Davvero? Così grandi? Sì, i pomodori saranno grandi così e anche le carote saranno grandi come la nostra macchina. Potremmo metterci delle ruote e andare in giro nella nostra carota mobile. E poi potremo mangiarla. Gnam. Questi pneumatici sono buonissimi! Anche il volante è delizioso! Caillou e la gita in auto. Il sabato mattina è la giornata perfetta per le gite in auto. Papà, mi dici dove stiamo andando? Non lo so. Davvero, non lo sai? No, faremo un giro in auto e vedremo che cosa troviamo.
Strano non sapere dove si sta andando, ma molto divertente. Chissà cosa avrebbero visto. Si parte! Sì! Sì! Chi è che vuole fare un gioco? Io! Va bene, per questo gioco dovete cercare un fienile rosso. Eccone uno, vedo un fienile rosso! Fienile! Bene, adesso che ne dite di una macchina bianca? Macchina, macchina! Sì, è una macchina, Rosy, ma non è bianca, è nera! Una macchina bianca! Macchina bianca! Adesso cerchiamo delle mucche! Mucche! Caillou è il primo a vedere delle mucche, ma vuole che sia Rosy a dirlo. Guarda, Rosy, non vedi niente! Mucche, mucche! Rosy ha visto mucche! Sì, brava, amore! È ora di fermarsi per pranzo e fare il pieno di benzina. Che cosa stai facendo, papà? Metti la benzina nella macchina? Sì, quei numeri indicano quanta ne sta entrando. È davvero tanta! Per la macchina la benzina è come il cibo per noi. È la benzina che la fa muovere. Noi stiamo andando a mangiare e anche la macchina sta mangiando come noi. Esatto! Wow! Guarda quel camion, papà! Possiamo andare a vederlo, ti prego! Certo, tesoro, andiamo! Caillou impazzisce per i camion. E questo è davvero splendido e splendente! Chissà come sarebbe bello guidare un grande, grandissimo camion come questo! Sono l'autista di camion Caillou! Quel segnale significa che qui i cervi attraversano la strada! Sarà meglio che rallenti! Ciao, ciao! Attraversamento anatre! Wow! Attraversamento ippopotami! Mi scusi, signor ippopotamo, può lasciarmi passare, per favore? Grazie! Ciao, ciao! Dai, signor camionista, è ora di mangiare qualcosa! D'accordo! Nel ristorante, Rosy sta sul seggiolone e Caillou sul divanetto come un bambino grande. Sceglie anche cosa mangiare, perché il menù è illustrato. Io vorrei un panino con il formaggio, grazie. E da bere invece cosa vorresti? Latte, per favore. Dopo pranzo, ancora in macchina. Caillou inizia a stancarsi di viaggiare. Caillou, guarda davanti a te. È un traghetto, mamma. Ci saliamo anche noi? Sì, caro. È la prima volta che salgono su un traghetto. Posso andare a vederlo? Non ancora. Non possiamo scendere finché non sentiamo la sirena. Oh? Che rumore!
due, tre, quattro, cinque macchine. È solo un piccolo traghetto. Ci sono delle navi grandi che possono portare più di 100 auto. Wow! Guarda, papà, gli uccelli ci stanno seguendo. Quelli sono i gabbiani. Caillou, guarda, il capitano. Benvenuti a bordo. Il capitano del traghetto mostra a Caillou i comandi della nave. E quando arrivano vicino al molo, lascia persino che Caillou suoni la sirena. Allora, Caillou, che mi dici? Ti è piaciuto il tuo primo viaggio in traghetto? Sì, soprattutto la sirena. Rosie ha dormito per tutto il viaggio in traghetto. Comunque non fa niente, glielo posso raccontare quando si sveglia. Oggi è stata una giornata speciale, piena di sorprese. Wow. Le mucche, la pompa di benzina, il grosso camion, il ristorante e il traghetto con la sirena. Le gite in auto sono decisamente meravigliose. Gita in auto. Caillou, Rosie, forza, ci divertiremo, ci aspetta una bella gita. Saltiamo su in macchina dietro a papà. Ma dove andiamo? Chissà. Tutti a bordo, ragazzi, cinture allacciate. Viaggiare in macchina è bellissimo, vedrete. Conto le macchine dal finestrino. Dimmi, Caillou, di che colore sono? Ce n'è una blu e un camion rosso. E c'è una moto che saluta e ci sorpassa. In viaggio con papà, papà. In viaggio in macchina, na, na. Non so dove si va, va, va. Prima o poi si arriverà. Guarda, una mucca! Viaggiare in campagna, viaggiare in città. Mi piace la cascata, papà. Un viaggio può farci scoprire nuovi amici e persone da incontrare. In viaggio con papà, papà. In viaggio in macchina, na, na. Non so dove si va, va, va. Prima o poi si arriverà. In viaggio con papà, va, va. Prima o poi si arriverà. Caillou e il drago. È un giorno speciale all'asilo. Sta arrivando Alan, un nuovo bambino. Adesso ascoltate, vorrei presentarvi un nuovo amico, Alan. Ciao, Alan! Alan è venuto a scoprire che cosa si fa nel nostro asilo. Se gli piacerà, verrà a stare con noi. Vieni, Alan, ti facciamo fare un giro. Sì, forza! Quanti anni hai? Ne ho 5. Io ne ho solo 4, ma divento ogni giorno più grande. Anche io divento più grande. Non sai come si sale là sopra? No, mi puoi aiutare? Reggiti lì. Metti un piede qui e tirati su. Ora scavalca con la gamba. Ce l'ho fatta! Guardami, sto dondolando! Sto dondolando anche io! Alan ha tante difficoltà ad arrampicarsi e a dondolarsi. Dopotutto, ha 5 anni. È ora della merenda. Alan e la mamma hanno portato qualcosa di speciale. Biscotti al cioccolato per tutta la classe.
Signorina Martin, Alan è molto più grande di me. Perché non riesce a fare le cose che faccio io? Alcune cose sono difficili per lui e potrebbe aver bisogno di un po' di pratica. Sono così felice di vedere che grande aiuto puoi essere per lui. Scommetto che ci sono alcune cose che lui sa fare anche meglio di me. Hai proprio ragione. Inventiamo un nuovo gioco. Io vado nella giungla per fotografare gli animali selvatici. Io sarò l'autista. Guiderò la jeep. Tu che cosa sarai, Caillou? Brum, 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 brum. E Alan, cosa vorrà essere? Forza, Caillou! Andiamo a giocare! Sono tutti pronti per mostrare il loro nuovo gioco. Io sto andando in Africa per fotografare gli animali selvatici della giungla. Io sono l'autista! Si parte! Brum, brum! Aspettami! Brum, brum. Io invece sono un puma feroce! Fammi una foto! E io sono un drago! I draghi non vivono nella giungla, vivono solo nelle fiabe! Guardate, questo grande drago verde sta visitando la giungla e per lui deve essere la prima volta! Un drago nella giungla? Devo fargli assolutamente una foto! Stai fermo, drago! Va tutto bene. E ora vi farò vedere come domerò il drago! Draghetto, tu devi essere buono! Sì, sei proprio un bravissimo draghetto! Devi essere buono, non devi essere cattivo e spaventare i bambini! Tutti vogliono essere tuoi amici! Foto, Clementine! Stiamo volando! Sì! Yeah, yuhu! E ho scoperto un paio di cose in cui tu sei molto bravo, Caillou. Dice davvero? Sei un buon domatore di draghi, ma sai essere anche un ottimo amico. Adesso siamo noi, draghi, Caillou! Draghetti, venite qui, venite qui! L'asilo mi piace, è proprio bello! Il primo giorno di Alan all'asilo è stato divertentissimo. Speriamo che ritorni presto. Caillou sta aspettando il nonno. Oggi andranno al parco. Ciao, nonno! Ciao, Caillou! Sei pronto per una giornata speciale nel parco? Sì! Perché è così speciale? Che facciamo? Che cosa c'è nella scatola?
No, no, aspetta. Lo vedrai quando saremo nel parco. Caillou è molto curioso. Che cosa ci sarà in quella scatola? Sarà meglio che andiate. Prima arrivate al parco e prima scoprirai che cosa c'è lì dentro. Sì, andiamo, nonno. Ciao, papà. Dai. Aspetta, mi arrivo. Caillou e il nonno prendono l'autobus fino al parco. Del resto a tutti i bambini piace andare in autobus. Ma ora Caillou pensa solamente a quella scatola misteriosa. Allora mi dici che cosa c'è nella scatola? Cercherò di aiutarti. È una cosa con cui potremo giocare nel parco. È un pallone da calcio, un aquilone? Caillou pensa a tutte le cose che possono servire per stare al parco. Secondo me è un grande elicottero. Aspetta un momento, potresti avere ragione. No, non è un grande elicottero. Allora che cos'è, nonno? Finalmente al parco. È forse un orso di peluche? No. Potrebbe essere un orso vero? Spero di no. Guarda quante barche! Caillou ama guardare le barche nel laghetto. Hai visto? Stanno facendo una gara! Anche io ne vorrei una così! Oh, che bello! Il mio sogno si realizza! L'ho fatta io stesso! Ti piace? Sì! E riesci anche a navigare! Lo scopriremo subito! Mettono la barca in acqua. Caillou è molto emozionato, anche perché il nonno gli fa pilotare la barca. La sto pilotando! Esatto, Capitan Caillou. Ma stai molto attento. Se viri troppo velocemente, potrebbe ribaltarsi. Possiamo gareggiare con le altre barche, nonno. Scommetto che vinceremo. Certo! Caillou immagina di essere diventato un abile capitano di una vera barca. Capitan Caillou! Ciao! La mia barca è senz'altro più veloce di tutte le altre barche. Sono più veloce dei pesci. Sono anche più veloce degli uccelli. La mia barca è davvero la più veloce del mondo. Sei pronto per una gara? Sì! Bene, allora lascia che ti allinei la barca. Ciao, Caillou! Ciao, Emma! Lei è Emma, viene all'asilo con me. Oggi Emma gareggerà con noi. La sua barca è quella rossa e quel bambino lì ha la barca verde. Scommetto che vinceremo noi, nonno. Forse vinceremo. Ma ricorda che la cosa più importante è riuscire a divertirsi. Il traguardo, bambini, è l'altra sponda del laghetto. Ai vostri posti. Pronti? Via! La mia barca è più veloce della tua. Non credo proprio. E adesso ti faccio vedere. Vuole proprio vincere la gara. Quindi decide di far andare la sua barchetta ancora più veloce. Stai attento, Caillou, non troppo veloce. Guarda, stiamo vincendo! Più veloce, più veloce!
Oh, che peccato. Sarà per la prossima volta. Oh, Caillou è triste. La sua barca è andata addosso a quella di Emma che si è ribaltata. Scusa, Emma. Oh, non fa niente. Vengo qui con il mio papà tutti i weekend e la mia barca purtroppo si ribalta sempre. Hai detto che si ribalta ogni settimana? Sì, è davvero difficile farla andare dritta. Comunque, io mi diverto lo stesso. Sì, anche io mi diverto. Bravo! Ecco la tua barca, Emma. Avanti, su, vai a fare i complimenti al vincitore. D'accordo, nonno. Presto arriva l'ora di tornare a casa. Allora sei dispiaciuto di non aver vinto la gara? Lo sono un po', ma mi piace essere Capitan Caillou, anche se non riesco a vincere. Ti andrebbe di essere di nuovo Capitan Caillou sabato prossimo? Sì! Vroom, vroom! La prossima volta non andrò troppo veloce, così non mi ribalterò. Questa è proprio una saggia idea, Capitan Caillou. Fantastico! Il rumore più rumoroso. Caillou si sta divertendo a giocare con il camion dei pompieri. Sono il comandante dei pompieri! Incendio al vecchio molo! Andiamo! Stai gridando troppo, Caillou. Rosie sta cercando di dormire. Scusa, mamma. Perché non vai a giocare fuori? Caillou non vuole affatto andare fuori. Ma sa che lì avrebbe potuto fare tutto il rumore che voleva. Va bene. Mamma! Arrivo subito, Rosie. C'è un incendio! Coraggio, andiamo subito a spegnerlo! Caillou non riesce nemmeno a sentire il suo camion dei pompieri perché suo papà sta facendo ancora più rumore di lui. Sicuramente di fare silenzio. Allora è un bene che l'erba cresca fuori e non dentro casa, non è vero, Caillou? Ma che dici, papà? Tagliare l'erba fa venire tantissima sete. È proprio il momento di bere un bel bicchiere di succo di frutta. Tu che ne dici? Sì, lo voglio anche io. Caillou e il papà stanno bevendo del succo di mela ed è buonissimo. Mi piace questo rumore. Perché dici così? Perché purtroppo il mio succo di frutta è finito. Eh già, hai ragione. È proprio un brutto rumore. Da qua lo metterò via. Caillou si chiede se esista qualcosa di più rumoroso del tosaerba di suo papà. Tesoro! Hai sentito? Quel camion fa il rumore più rumoroso del mondo! Conosco un rumore ancora più forte di questo! Davvero? Qual è? È una sorpresa! Dobbiamo guidare un po' per sentirlo! Andiamo! È questo il rumore più forte, papà? Questo è forte, è vero, ma non è forte come quello che ascolterai tra poco. Ah!
ma il rumore. Sì, è vero. Perciò non è il rumore che volevi farmi sentire. No. Caillou è proprio curioso di sapere dove lo stesse portando il papà e quale sarebbe stato il rumore forte. Forse il papà si è sbagliato. Non si sentono rumori più rumorosi. Ma non c'è nessun rumore, è tutto tranquillo. Non preoccuparti, non lo sarà per molto, vedrai. Oh, guarda! L'hai visto anche tu! Papà, hai visto quell'aereo? L'ho visto! Hai sentito il rumore che faceva? Vorrei vedere molti altri aeroplani. Certo. Ecco, guarda, ce n'è uno che si sta preparando per l'atterraggio. Gli aerei sono bellissimi. Caillou immagina che un giorno, quando sarebbe stato più grande, forse avrebbe fatto il pilota. Sentito sulla pista 5, passo. Affermativo, pista 5 ricevuto, chiudo. Vedo la pista 5, eccomi, arrivo. Oh, vroom, vroom. Senza alcun dubbio è questo il rumore più forte del mondo. Allora, dove siete stati oggi? Papà mi ha portato a vedere... Caillou all'improvviso si ricorda che Rosy sta dormendo. Bisogna fare silenzio. Ops, scusa tanto, mamma. Non preoccuparti. Allora, che stavi dicendo? Papà mi ha portato all'aeroporto a vedere gli aerei. Sono bellissimi e fanno tanto rumore. Lo sai, sono anche più rumorosi del camion della spazzatura e del tosa erba. Vedo che ti è piaciuto molto, Caillou. Sembra che anche tu sia pronto per dormire. Ti piacciono gli aerei, Gilbert? A me piacciono perché sono tanto rumorosi. Caillou decide che, anche se gli piace il rumore forte degli aerei, ama ancora di più il dolce rumore di Gilbert che fa le fusa. Crescere. Caillou, Caillou, sei piccolino tu. Chissà come sarai quando crescerai. Caillou, Caillou, sei un bambino tu. Chissà cosa farai quando crescerai. Scriverai poesie o la chitarra suonerai. Sarai un astronauta e fra le stelle viaggerai. Sarai un esploratore o forse un calciatore, un dottore o un pilota, tu prova a immaginare. Non aver paura, non ti scoraggiare. Segui i tuoi sogni, in alto puoi arrivare. Caillou, Caillou, sei il mio bambino tu. Chissà cosa farai quando un giorno crescerai. Caillou e il suo primo matrimonio. Questo è un giorno molto importante. Jonas, l'amico del papà, si sposa. Caillou e Rosy sono stati invitati al matrimonio. Ecco qui, Caillou. Sei molto bello, davvero. Pensi che questo matrimonio sarà come il matrimonio tuo e della mamma? Sarà quasi uguale.
Il nostro matrimonio è stato bellissimo, anche se tu e Rosy non ci avete aiutati nei preparativi perché non eravate ancora nati. Oh, bene, sei pronto. Ripassiamo quello che tu e Rosy dovrete fare durante la cerimonia. Caillou ha un compito delicato e molto importante. Deve portare le fedi nuziali. Oh! Oh! Esercitiamoci con un solo anello. No, tesoro, tu porti il cuscino con gli anelli lungo la navata, va bene? Ecco qui, Rosy. Facciamo finta che qui dentro ci siano petali di rosa. Cammina lungo la navata e subito dopo gettali davanti a te. Bene. Caillou, quando papà ti chiede gli anelli, li devi dare a lui. E saprete che tutto è finito quando la sposa e lo sposo si baciano in questo modo. Molto bene, penso che siamo tutti pronti, sbrighiamoci. Sarà una giornata davvero lunga. Voglio che voi due proviate a restare così puliti e in ordine. Non vedo l'ora di vedere Lucky, il cavallo di Jonas. Spero che si ricordi di me. È il caso di portare qualche carota a Lucky. Che bello! Il nonno e la nonna sono già arrivati! Oh! Va tutto bene, mamma! Sono ancora pulito! Benvenuti! Vorrei che conosceste Kristen, la mia futura moglie. Siete pronti per prendere parte a un matrimonio? Posso andare a vedere Lucky? Dobbiamo fare un'altra prova prima. Da questa parte? Sì! Caillou, se vuoi che la gente che è davanti a te si sposti, chiedi permesso. Permesso? Certamente, mio piccolo amico. I piccoli provano ancora una volta. La nonna fa finta di essere Kristen, perché lei è impegnata a prepararsi. Non adesso, amore. Facciamo solo finta di gettarli. Vuoi tu, Kristen, prendere Jonas come tuo legittimo sposo? Sì, lo voglio. Con questo anello io vi sposo. Una cerimonia perfetta. Sei un bravissimo valletto, Caillou. E tu, Rosy, sei un'ottima damigella. Posso andare a vedere Lucky ora? Certo. In effetti ho bisogno che tu mi dia una mano. Caillou è orgogliosissimo. Jonas ha bisogno del suo aiuto per condurre Lucky verso la carrozza nuziale. Così va bene, vero? Sì, vieni, Lucky, vieni! Caillou pensa che la carrozza sia come quelle che i cowboy guidavano in passato. Ha! Ha! Vai, Lucky, vai! È ora del drink! Hai finito, Lucky? E allora muoviamoci! Ti prego! Quando arriviamo in città potrai avere tutte le carote che vuoi! Mio. Queste sono per te, Lucky. Ho portato una carota per Lucky, posso dargliela? Certo, mettila sulla mano in modo che lui la possa prendere. Dai, togliti di lì che ti sporchi tutto. Guarda come ti sei conciato! Dai, fatti pulire! Scusa, mamma, ma non è colpa mia, è il fieno che mi si è attaccato addosso! Caillou quasi non riconosce Kristen. In abito da sposa sembra diversa. Stai attenta, Rosy! Oh.
permesso. Ecco l'altro! Li ho trovati! Mettiamoli in tasca, Caillou, così non cadranno più. E tu, Jonas, vuoi prendere Kristen come tua legittima sposa? Sì, lo voglio. Con questo anello io ti sposo. No. Dov'è finito l'altro anello? Con questo anello io ti sposo. Vi dichiaro marito e moglie. Puoi baciare la sposa. Wow. Ottimo lavoro, Caillou. Molto bene, Rosie. Ma ho fatto cadere gli anelli e mi sono sporcato le ginocchia. Ma alla fine li hai ritrovati. E sei stato anche molto educato. Esatto. Possono esserci stati un paio di intoppi, ma penso che sia andato tutto alla perfezione. Oh! Oh. Tieni, Rosie. Buon viaggio! Caillou è felice che tutto sia andato bene. E ancora di più perché non ha perso gli anelli così importanti per il matrimonio.